Buongiorno a tutti. In questo video mi propongo di dire due parole a proposito di un musicista, di come ho scoperto questo musicista. Mi incuriosisce il personaggio, mi incuriosisce il suo modo di fare musica e soprattutto il suo modo di dire della musica. E anche perché, insomma, è un personaggio particolare, un personaggio di quelli che non dimentichi, e vedo che non capita solo a me, insomma, no, che il cui incontro, anche se non è un incontro personale, ma insomma passa attraverso i media, non ti lascia indifferente. Allora, questo personaggio è Ezio Bosso. Come è avvenuto il mio incontro? È avvenuto così, cioè io non ne avevo mai sentito parlare, per la verità. E mi è capitato di sentire per radio la sua dichiarazione, in cui diceva che non avrebbe più suonato il pianoforte perché aveva due dita della mano che non funzionavano più. E si diceva che era un grande musicista, un grande direttore d'orchestra, insomma, personaggio. A questo punto mi sono chiesto, ma insomma, io mi sono anche sempre un po' interessato di musica nei miei limiti, insomma, come mai? Non ho mai sentito parlare di questo personaggio, insomma, che è dato come uno dei più grandi musicisti che abbiamo. E allora la cosa mi ha incuriosito, insomma, mi sono messo in crisi. Voglio dire, sai, un grande musicista non ho mai sentito parlare. E allora ho cercato di andare a vedere, insomma, chi è. In realtà sono partito un po' prevenuto, nel senso che avevo all'inizio un pregiudizio negativo. Vado a vedere su Wikipedia e vedo che ci sono tante pagine, insomma, che parlano di lui, e anche un grande elenco, insomma, no? di composizioni, un elenco molto lungo, insomma, di composizioni scritte. E nello stesso tempo si dice che lui ha diretto orchestre nei più importanti luoghi, teatri, auditorium del mondo, ha suonato con musicisti importanti. Io non ne ho mai sentito parlare, vabbè, insomma, non è che questo importi molto, ma insomma. E però vado a vedere, e il primo video che mi capita sotto mano è Sanremo, con Bonolis, mi pare, no? E lo vedo suonare la sonata al chiaro di luna, l'adagio della sonata, il primo tempo della sonata al chiaro di luna di Beethoven, insomma. E rimango ancora più perplesso, insomma, no? Questo musicista, personaggio di Sanremo, e lì vedo che succede un qualcosa di strano, insomma, ha una grande approvazione, insomma, no? Il pubblico come dire, è molto coinvolgente, e lì mi accorgo che, insomma, è un personaggio anche con un handicap fisico, d'altronde lui non l'ha mai negato. A questo punto le cose così, insomma, un po' si sommano, e suona in modo strano, no? Suona stando quasi in piedi, proprio il contrario di Glenn Gould, che invece suonava accovacciato e aggrappato al pianoforte, no? E il suo modo è anche un modo particolare di suonare, quella sonata, insomma, no? Quel tempo di sonata che conosciamo tutti, che, insomma, che si strimpella un po' tutti, no? Come dire, è molto attento al suono, molto attento, molto ispirato. No, allora mi colpisce questa sua ispirazione rispetto alla musica che suona, al luogo dov'è, insomma. E poi personaggio, insomma, no? Che parla, che si abbraccia con Bonolis, Sanremo, insomma, il pubblico, e poi la sua disabilità. E io purtroppo, insomma, ho un difetto dietro di me che non riesco a non portarmi dietro, no? Quando vedo una disabilità di tipo neurologico, insomma, no? Perché la sua è una malattia neurologica, la prima cosa che mi chiedo è: ma cos'è successo, insomma, no? Che tipo di diagnosi si potrebbe fare, insomma, no? Con gli elementi che conosco, insomma, con quello che vedo. E poi vedo anche su Wikipedia, appunto, che lui nel 2011 è stato operato di un tumore cerebrale. È stato operato di un tumore cerebrale e dopo di allora, insomma, avrebbe sviluppato una
malattia neurologica e qui non si sa, perché all'inizio mi pare si parla di SLA, ovviamente a distanza di 8 anni, vedendolo adesso di SLA non si trattava, poi si parla di una malattia neurodegenerativa e poi si parla di una malattia autoimmune. Allora le cose un po' non mi tornano, insomma non c'è molta chiarezza. Cerco anche di guardare, di vedere se qualcuno nomina il tumore cerebrale di cui è stato operato, e anche qua buio, insomma, non si sa. Altri video, insomma, le sue interviste, e cerco di vedere quali sono i video che lo riguardano. I video che lo riguardano sono video prevalentemente di interviste. Io cerco anche di vedere, ma insomma, questo grande musicista avrà pure registrato dei concerti, no? Ci saranno pure dei concerti in cui lo vedo per intero, insomma, di ridere, suonare, insomma, qualcosa. Vedo poco. E vedo invece tante interviste, poi vedo una sua conferenza con gli studenti a Trieste, dove è stato direttore residente per un anno e mezzo. E così, e ovviamente si vede il personaggio. Cioè si vede la sua disabilità, si vede la sua difficoltà anche a parlare, ma poi, e queste sono le cose che ti colpiscono all'inizio, no? E poi provo anche a sentire che musica suona, insomma, no? Perché ci sono anche dei video dove si sente suonare. Allora mi accorgo che, insomma, che la sua musica è una musica un po' diversa, cioè nel senso che non è una musica classica, contemporanea, insomma, così, insomma, la sua musica è una musica di tipo, si può dare un'etichetta minimalista, e comincio a leggere anche i commenti. C'è un grandissimo apprezzamento di questa musica, di quello che, insomma, i suoi video e i video che lo riguardano hanno tutti commenti molto molto positivi, insomma, molto lusinghieri nei suoi riguardi. Cerco anche di vedere com'era prima, insomma, no? Cioè, musicista a 48 anni, insomma, no? Così ci saranno anche grandissimo musicista, ci saranno anche dei video che lo riprendono quando era più giovane, insomma, agli inizi della carriera, no? In realtà ne trovo uno solo, risalente mi pare a un anno prima, insomma, dell'intervento, molto diverso ovviamente da come è adesso, ma man mano che ascolto le sue interviste, che lo sento parlare, man mano questo personaggio mi prende, mi affascina. C'è qualcosa in lui che lo rende particolare, insomma, direi geniale. E la cosa importante è che poi questo fascino lo esercita pur essendo, come dire, disabile, no? Pur essendo in una situazione di difficoltà dal punto di vista motorio e anche dal punto di vista espressivo, no? Per cui c'è la fatica anche a parlare e quindi anche ad ascoltarlo. Però nonostante questo, quello che dice è molto interessante, insomma, è affascinante. Ed è l'insieme che è affascinante, insomma. E allora comincio a chiedermi, ma cosa c'è, no? Che affascina? E questo fascino, tra l'altro, insomma, le televisioni, i vari media l'hanno capito perché lo vanno a intervistare, insomma, lo sfruttano mediaticamente, secondo me, perché è un personaggio che si presta poi perché accetta le interviste e si dà, insomma, dà tutto se stesso. E cosa racconta? Racconta un po' di sé, ma parla di sé quando parla con un grande entusiasmo, perché parlare di sé vuol dire parlare della musica, insomma, allora si sente che è un tutt'uno con la musica e si sente anche una grande cultura di questo personaggio. Senso musicale, insomma, una cultura storica, una formazione poi musicale molto, molto completa, molto ampia, insomma, no? E il discorso che fa sulla musica è anche originale, interessante, no? È tale per cui dare una definizione di cos'è la musica per noi che viviamo la contemporaneità, insomma, per noi, dare una definizione di cos'è la musica è difficile. Capisco che per capire cos'è la musica o come la musica può far parte di ognuno di noi e come la musica ci può unire, ci può legare, ci può mettere insieme, ci può far star bene, per
Può dirsi tante cose, può raccontarsi tanto di noi e noi possiamo raccontare tanto attraverso la musica. Guardare lui è indirettamente, senza tanti altri discorsi, capire come la musica può essere importante e coinvolgente per ognuno di noi. E allora comincio anche ad ascoltare un po' la sua musica e finalmente raggiungo anche un video in cui lui fa un concerto con Krylov, mi pare con un gruppo musicale lettone, insomma, ed è un bellissimo concerto. Suona Bach e poi lui dirige e si suonano le sue musiche. E lì c'è una grande ispirazione, cioè capisci che c'è un fascino che non puoi fare a meno di vedere, non puoi fare a meno di lasciarti coinvolgere dal suo fascino. Pur essendo la sua musica, una musica anche abbastanza particolare, insomma, no? Voi sapete che la musica è un po' minimalista, insomma, è una musica che in genere sta su se stessa, no? Ripete determinate formule, non si evolve, insomma, non ha quel divenire dinamico che inizia e che finisce, no? Che porta a una conclusione in cui ci sono tutte le dialettiche tra il primo tema, il secondo tema e la forma sonata, cioè non è una musica che ha una forma particolare, insomma, no? In cui si possono riconoscere un inizio, una fine, insomma, ben precisi, no? E spesso il ripetersi, il variare di determinate formule, di determinati suoni, insomma, è molto legata anche al suono, alle caratteristiche del suono. Però, insomma, vedi che è molto coinvolgente, insomma, e non solo è coinvolgente per il pubblico in sala che poi si alza in piedi ad applaudirlo, ma è coinvolgente anche per chi ascolta, insomma, no? Per chi guarda. Finalmente questo concerto è ripreso per intero e anche ripreso bene, insomma, no? Per cui si può assistere anche dal video, insomma, a questo concerto. E poi si vede il suo entusiasmo, insomma, no? Si vede la sua forza vitale, insomma, la sua vitalità, nonostante la disgrazia che lo ha colpito, insomma, quello che si trova a dover sopportare, alla difficoltà che deve, secondo me, insomma, che deve sostenere per fare ogni concerto, per essere alle prove, e poi anche un'altra cosa, insomma, originale per un musicista, ed è quella che non si limita alla pura forma, no? Ormai si ha l'impressione che la forma del concerto, no? Questo uomo che esce, che si inchina, che suona, poi si inchina, raccoglie l'applauso, poi va via, vestito. Ecco, in lui si è un po' superata, insomma, perché lui parla, lui si commuove, lui manda i bacini, insomma, no? Al pubblico, abbraccia il violino solista, insomma, compie dei gesti che sono insoliti per quello che è il musicista formale, insomma, no? Del concerto classico che siamo abituati a vedere, no? A parte che lui nega, insomma, il fatto che ci sia della musica classica, per lui la musica è sempre qualcosa in divenire, è sempre qualcosa che vive il presente, anche se è musica antica. E poi, insomma, questo personaggio che parla della musica e che ce la mostra, ce la fa vivere con la sua vita, insomma, questa è la cosa importante. Se io dovessi cercare tra i musicisti di adesso quelli che più mi fanno capire cosa può essere la musica, io vedrei lui, insomma, no? Perché è la rappresentazione con la sua vita, con il suo sforzo vitale, con il suo cercare di tenere duro nonostante tutto, anche se, come dire, ti accorgi, no? Che perde adesso, insomma, dover rinunciare perché due dita, mi pare, della mano destra non rispondono più, insomma, e quindi con dolore deve rinunciare al pianoforte, insomma, prima aveva rinunciato al contrabbasso, il suo amore per Abbado, no? Col quale mi pare ha suonato anche in orchestra, il fatto che si commuove anche quando lo nomina. E così. Poi vederlo, per esempio, quando parla all'Assemblea della Comunità Europea, fa un discorso molto bello, abbraccio, in poche parole, insomma, in pochi minuti, anche lì riceve un'ovazione, insomma. Insomma, allora la forza anche morale di quest'uomo, insomma, no? Segnato da una malattia, insomma, grave, importante, operato di un tumore al cervello, che nonostante tutto continua a fare il massimo, a dare il massimo di sé, nonostante
destino, insomma, no? Gli ostacoli che il destino gli frappone davanti. E poi anche la bellezza della sua musica, il suo modo di farli nascere dal silenzio, di ritornare al silenzio, perché anche lui, per lui il silenzio è anche musica, insomma, no? Ed è il luogo dove nascono i suoni, quindi è musica che ha la stessa dignità dei suoni stessi, il significato spaziale che ha la musica, le masse sonore, no? Che da piccole si ingrandiscono, ritornano a sparire pian piano. La musica come localizzazione degli strumenti nello spazio, le dimensioni, no? Dell'orchestra, la stereofonia, insomma, tutte quelle che lui spiega molto bene poi, insomma, si sente una persona abituata a parlare, che ha meditato molto, che ha. E comunque, insomma, la sua musica è bella. E la cosa che è interessante è anche leggere i commenti, no? Perché tutti quanti sono. Tutti quanti riconoscono questa bellezza. Allora è anche difficile avere un gradimento così generalizzato. Spesso anche grandi musicisti hanno, insomma, chi gli dà contro, insomma, no? Chi gli trova le pecche, chi non è convinto dalla loro musica, dico i grandissimi interpreti, no? E lui, tra l'altro, dice di non essere un interprete, insomma, di non essere un grande pianista, insomma, lui non è, mi pare, nato neanche come pianista, ma non ambisce neanche ad essere tale. È molto ispirato invece quando dirige e quando compone, evidentemente. Ecco, tra i commenti, che sono tutti assolutamente lusinghieri, insomma, tutti quelli che lo commentano, quelli che sono arrivati a conoscere il personaggio, tra l'altro si lamentano anche loro di averlo conosciuto soltanto attraverso Sanremo, insomma, no? Sanremo, mi pare nel 2016, ha avuto questa intuizione, insomma, di lanciare, di far conoscere al gran pubblico questo musicista. Quelli che l'hanno conosciuto anche attraverso Sanremo, io non guardo Sanremo, per cui non l'avevo conosciuto attraverso Sanremo, hanno la sensazione, dicono, raccontano, insomma, di aver conosciuto una persona che li ha segnati, insomma, una musica che ascoltano, che ascoltano con grande gioia, insomma, qualcosa che ha dato alla loro vita qualcosa. Tra i commenti che ho letto, insomma, nei video, insomma, in cui si sente la musica di Bosso, ne ho letto uno che mi ha anche colpito particolarmente, cioè come anche la musica semplice, la musica non virtuosistica, no? Abbia questo valore di per sé. E questo, secondo me, è un messaggio che dovrebbe restare. Non c'è bisogno del virtuosismo. Chi commenta dice non c'è bisogno di suonare gli studi trascendentali di Liszt dall'inizio alla fine, dalle fine all'inizio, di quel virtuosismo di fine a se stesso, no? Con il quale spesso si confrontano ormai i musicisti di adesso. La musica è diventata una palestra in cui misurarsi, misurare la propria abilità, insomma, no? Fare a gara di chi è più veloce, di chi fa più note, di chi è più virtuoso, insomma. Quindi strumento, la musica, non tanto oggetto del discorso, insomma, in quanto soggetto che viene rappresentato, ma la musica come strumento per far vedere quanto l'interprete vale, non l'interprete quindi al servizio della musica, ma viceversa. E invece questo commento dice che non c'è virtuosismo che tiene, questa musica lo prende, o lo tiene, insomma, lo coinvolge, lo emozione, insomma, lo fa sentire bene più di qualsiasi altra musica virtuosistica, insomma, più di qualsiasi altro interprete che mostra attraverso la musica il suo virtuosismo. È come un invito, insomma, un invito a cercare nella musica la musica, a ritornare a sentirne la bellezza dei suoni, a sentire la bellezza di qualcosa che nasce dal silenzio gradualmente, poi si muove, insomma, no? Si occupa spazio, prende spazio, raggiunge l'anima, insomma, e a lasciarsi coinvolgere da qualcosa che anche piccoli suoni, che anche piccole atmosfere riescono a creare quando sono sentite, quando entrano nell'anima, quando trovano la via per accedere all'anima e quindi farsi ascolto. Ecco, lui riesce a farlo, insomma, non so perché.
allora fare questo fascino, da dove nasce, da dove origina, è la bellezza della musica che produce, o è l'insieme anche della sua personalità, o è la sua personalità che comunica questa, che trasmette questa vitalità, questa forza interiore, questo credere in quello che fa, ma anche nel messaggio che dà. Il messaggio che dà che è comunque un messaggio positivo. Tengo stretti i momenti di felicità, no? Per poter legarsi a questi, usarli come maniglie, insomma, no? Quando ci saranno dei momenti meno felici. Si sa che di momenti meno felici ne ha passati tanti. Esserci per gli altri, insomma. Divertiamoci come pazzi, divertiamoci quando facciamo musica, no? Siamo abituati a vedere la musica come sacrificio, come un qualcosa di quasi di ossessivo, no? Gioia, musica come gioia, come possibilità di esprimersi con pienezza, insomma, no? E lui si vede che quando suona sta bene, dimentica tutto e pensa solo a quello. La memoria, per esempio, quando dice la memoria serve per ricordare che si può vivere meglio, che esiste la luce, invece, a furia di parlare del buio, pensi che la luce non ci sia più. E allora io tengo stretti i momenti di felicità e cerco di vivere fino in fondo. Diciamo, è anche un esempio di vita, no? È anche questo che lo rende così interessante, cioè nella malattia lui diventa quello che ognuno di noi vorrebbe essere, nel senso capace in quella situazione di resistere, di reagire come lui insomma in qualche modo ha reagito, quindi è anche un esempio morale in questo senso, no? È anche questo che ce lo rende particolarmente accattivante, simpatico, il suo divenire, no? La sua capacità poi di crearsi da sé, insomma, no? Sei un povero, vieni da una famiglia povera, non potrai fare, insomma, il direttore d'orchestra, invece lui ce l'ha fatta, insomma, no? Quindi anche questa capacità di usare le proprie risorse nonostante le origini, no? Questa visione della musica come rappresentazione divina nelle mani dell'uomo, no? Riconoscere la divinità, qualcosa di superiore nella musica, qualcosa che è capace di legarci tutti, cioè perché è il linguaggio che ci unisce tutti, non abbiamo bisogno di mediarlo attraverso la parola, scende profondamente in ognuno di noi, insomma, è un linguaggio che tutti capiscono, no? E dice, il mio ruolo è quello di spiegare che Beethoven non fa paura, che è bello, che ti fa stare bene, che ti fa respirare più in alto, che fa venire voglia di stare insieme, che ci dà felicità. Quindi, insomma, vedere anche questi epigoni, insomma, no? Questi personaggi, non come qualcosa di difficile da avvicinare, qualcosa di difficile da raggiungere, di ostico, ma qualcosa che può dare gioia, piacere, insomma, no? Che è bello, che è accessibile a tutti, no? A cui si può arrivare. Poi ci dice che la nascita è il mistero più bello che esiste. Mistero che non vuol dire una cosa nascosta, una cosa misteriosa, no? Ci dice, ma è una cosa che c'è, che va svelata, svelare il mistero, mostrarlo. Quindi entrare in quella cosa meravigliosa che lui dice essere la vita quotidiana, la quotidianità come cosa meravigliosa. Per lui che vive la difficoltà della quotidianità, no? Il vivere giorno per giorno con una disabilità, che probabilmente è anche una disabilità che tende a progredire nel tempo, no? Quindi si sa che presto alcune cose le perderemo e quindi cerchiamo di tenercele strette al massimo finché le abbiamo, di fare tutto quello che possiamo con quello che ci resta, no? Perché domani non si sa. Poi dice che chi ci ha amato non ci lascerà mai, può essere partito, ma resterà sempre con noi. E qui cita Beethoven nella settima, che aveva detto qualcosa di simile. Ti dice che la passione, e questo sentiamo che non è un discorso vuoto in lui, perché lui è fatto di passionalità, no? Di emotività, di passionalità. È capace anche di commuoversi in pubblico. La passione ti dà questa possibilità di non sentire il dolore, di non preoccuparti per il dolore, di divertirsi quando si fanno le cose, no? Quando
si fa musica nel suo caso, o quando si parla, perché anche un po' diventare diversi. E la diversità ci diverte, dice lui. E poi dice, dobbiamo sognare insieme. E anche questa è una responsabilità, perché nelle azioni che noi facciamo abbiamo la responsabilità di quello che poi riusciamo a creare negli altri. E diciamo che lui è capace, che lui sente questa responsabilità ed è l'esempio di come questa responsabilità può essere in qualche modo tradotta in pratica e anche in azione. Mettendo insieme queste cose, mettendo insieme il suo sacrificio per la quotidianità, ma anche la bellezza di come vive la quotidianità, la sua musica, la sua modalità di dirigere, insomma, le cose che dice, che sente, che ci fa provare e quello che ci trasmette appunto la sua musica, insomma, tutto questo secondo me rende questo personaggio un personaggio credibile. Avevo l'impressione la prima volta così, insomma, quando che fosse stato un personaggio costruito e invece secondo me, insomma, è un personaggio che hanno avvertito avere questa forza e che quindi semmai è stato strumentalizzato, non costruito dai media, anche se non so quanto, perché non so quanti in realtà lo conoscono, insomma, lo abbiano seguito, lo seguono, insomma, sicuramente quelli che l'ha sentito su YouTube, ma poi non so, insomma, quanto la massa lo conosca. Per quel che mi riguarda, diciamo, mi ha incuriosito, insomma, mi ha incuriosito, ma anche mi ha preso conoscerlo, cercare di conoscerlo, insomma, è così, lo conosco così come ve lo racconto, secondo me. Ho voglia di conoscere ancora di lui, insomma, perché in realtà ho visto poco, l'ho conosciuto solo pochi giorni fa. Ma ecco, insomma, la cosa che anche mi sento è che emana questa positività e che questa positività che emana, che positività vuol dire una visione del mondo, la capacità di trasmettere con l'esempio un approccio alla vita, la vitalità che ha, insomma, no? Questa cosa, per fortuna, insomma, viene raccolta da tutti quelli che sono entrati in contatto con le sue opere oppure con i video in cui si sente parlare, lo si vede o si ascolta la sua musica. Quindi volevo parlarne perché volevo che chi ancora non lo conosce, non ha sentito, insomma, magari possa anche lui avvicinarsi ad Ezio Bosso come musicista, ma anche come filosofo a modo suo, insomma, come uomo capace di, con l'esempio, di dare un'impronta alla sua vita e di essere significante anche, di esempio, anche per la vita degli altri, insomma. Abbiamo così pochi esempi positivi che ci possono affascinare nella vita, insomma. Ecco, questo secondo me è uno degli esempi positivi da ascoltare, da seguire, da conoscere. Una buona giornata a tutti.